Pasticcio SEAB e rincari, sì, riscossione crediti. Come ricordiamo, a Cossato c'era stata una vera e propria insurrezione, tra l'altro una misura anche consiliare votata all'unanimità per procedere con questi chiarimenti. Il comune di Cossato non si ferma qui e cerchiamo di capire questo insieme al sindaco Enrico Moggio. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. A questo punto, insomma, che cosa è successo? Sì, erano arrivate a degli utenti che non avevano pagato delle bollette di annualità precedenti, delle somme praticamente che comprendevano anche delle spese legali. E questo ha creato chiaramente un grosso disagio, una grossa preoccupazione. E anche il Consiglio all'unanimità è intervenuto e ci ha chiesto di porre in essere alcune azioni che noi chiaramente abbiamo fatto, e cioè chiedere sostanzialmente la consulenza di un legale per cercare di approfondire la questione. Chiaramente il legale sta lavorando. E noi abbiamo chiesto al Comune di Biella, scusate, la convocazione del controllo analogo per discutere appunto nuovamente della questione. Ci sono perché mi è saltato Eccolo, tutto. eccolo, eccolo. Riprenda pure, dottore. Da dove riprendo? Dalla E domanda, hai richiesto a dall'inizio? Biella il controllo Ah, analogo. sì. Abbiamo richiesto la convoca del controllo analogo che dovrebbe svolgersi nei primi giorni di febbraio per discutere appunto all'interno di questo organismo di controllo tutta la faccenda. E noi naturalmente porteremo le istanze del nostro territorio. Ecco, insieme al Comune di Cossato, anche il Comune di Gaglianico ha, insomma, sollecitato delle azioni. Tra l'altro, insomma, dopo il primo controllo analogo era stata annunciata una gara pubblica per così nominare l'agenzia che dovrà poi così riscuotere i crediti. SEAB di fatto, insomma, rimarcava il fatto di averlo già fatto in precedenza. Senza questa riunione, comunque di fatto queste, avete notizie di questa gara pubblica? C'è qualche novità? No, noi riguardo a ciò non abbiamo nessuna notizia. Tengo a precisare che questa azione di recupero credito così forte è stata fatta solo nel comune di Cossato e solo limitatamente a una parte delle bollette che non avevano avuto, diciamo, soddisfazione dal punto di vista economico nei confronti di SEAB. La posizione del Comune, tengo a ribadire, non è quella di sostenere chi non ha pagato le bollette. Allora, chiudiamo con una nota positiva, perché tra l'altro nell'ultima assemblea soci, insomma, forse era il 2020, il Comune di Cossato ha deciso di mantenere la raccolta puntuale, quindi la TARIP. Ora un altro premio per il Comune di Cossato. Sì, siamo stati premiati anche quest'anno. Come comune riciclone ci fa molto piacere e ancor di più in questa circostanza perché comunque gli sforzi dei nostri cittadini vengono premiati.